Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. Oggi Giovanni ci porta sulla riva del Giordano per assistere a un evento grandioso di grazia, di misericordia, di purificazione, di salvezza. Col battesimo di Gesù si avvera la terza manifestazione divina. La prima l'abbiamo avuta con i pastori, la seconda con i magi, oggi la terza. La parola di Giovanni aveva attirato tantissime persone. Il grido esortativo, accorato, di tornare al Signore, di abbandonare il peccato, di lasciarsi amare e abbracciare da Dio misericordioso, aveva fatto lasciare le case, le abitudini quotidiane, gli interessi del momento, a una fila interminabile di persone. E tutti si recavano al Giordano, anche Gesù ha lasciato la casa di Nazaret e si porta al Giordano, da Giovanni Battista, che predicava penitenza e amministrava il battesimo. Naturalmente la sua fama era cresciuta in modo notevole. A qualcuno è venuto il dubbio se fosse lui il Cristo o no. E Giovanni Battista, interrogato, non strumentalizza né approfitta del momento favorevole a lui per dichiararsi il personaggio protagonista numero uno. Lo dice con un'umiltà disarmante: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Non sono il Messia, non sono il Cristo. Ma Gesù stava lì in fila. Lui l'aveva visto. Quando arriva, si immerge totalmente nell'acqua.
sparendo agli occhi degli astanti. E dopo un po' riemerge. E qui si vede la morte dell'umanità vecchia che lui aveva assunta, corrosa dal peccato, e poi risorgere nello splendore della luce della grazia. Ecco, fratelli e sorelle, il dono meraviglioso, beatificante, che il Signore oggi ci ripropone, la rivitalizzazione del nostro battesimo. Non dobbiamo dimenticare di essere rinati alla grazia, grazie proprio al battesimo. E noi dobbiamo riacquisire la responsabilità delle promesse battesimali che i nostri genitori, la madrina e il padrino hanno affermato il nostro nome e che noi abbiamo confermato col sacramento della Chiesa. Non è un tornare indietro, ma è un fare memoria che si perpetua nell'amore e nell'adesione alla volontà di Dio attraverso le promesse. Perché, cari fratelli e sorelle, non possiamo noi pensare che ci salviamo da soli. Non sono le nostre preghiere, dette anche con passione, se dentro di noi non c'è lo Spirito Santo che ce le suggerisce. Perché noi possiamo pregare anche come il fariseo, tronfio, pieno di sé, che si presenta davanti all'altare, con tutte le sue mostranze vestiarie, con tutta la sua nobiltà di titolo. Io non sono come gli altri, ladri, adulteri, bugiardi. Fratelli e sorelle, il pubblicano, senza dir nulla, soltanto Signore abbi pietà di noi, il pubblicano era un peccatore pubblico, ci insegna che la sua era una vera richiesta di perdono e che la sua era davvero una professione del bisogno di colui che poteva abbracciarlo e salvarlo. Difatti Gesù dice: il primo è tornato condannato, il secondo è tornato perdonato. E allora, fratelli e sorelle, se noi comprendiamo questo, forse cominciamo a capire che dobbiamo appianare anche noi le valli, abbassare i monti, dobbiamo anche noi raddrizzare le vie, che non devono essere le nostre vie, ma le vie del Signore. E dobbiamo anche purificare i nostri pensieri, perché il Signore con i nostri pensieri, rifiutando i suoi, non ci può salvare. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Allora tornare a celebrare il battesimo significa reinserirsi nuovamente nel piano, nel progetto di salvezza che il Padre ci rivela nel Figlio e che conferma con lo Spirito Santo e con la voce dello stesso Padre. Dobbiamo fare attenzione. Dopo il battesimo Gesù entra in preghiera. E mentre pregava si squarciarono i cieli e lo Spirito Santo in forma di colomba corporea si posò su di lui e la voce: questo è il mio Figlio l'amato, in lui mi sono compiaciuto. Qualche altro evangelista dice: ascoltatelo. Quindi noi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo accogliere Gesù nel cuore. E se accogliamo veramente Gesù nel cuore, smettiamo di giocare, perché lasciamo fare a Lui. E Lui sa come pulire la nostra vita e come renderla nelle condizioni
di poter essere ricostruita come pietre vive secondo il progetto dello Spirito Santo, perché noi siamo tempio dello Spirito Santo, il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo se la grazia e Cristo sono in noi. Stamattina, leggendo un passo della testimonianza di vita di Fra Antonino Tripodi, diceva questo: lui che si commuoveva fino alle lacrime meditando la passione e la morte in croce di Gesù. Sotto la croce si può ottenere il perdono dei peccati. Si può. Crocifisso si ottiene la vittoria sul peccato. Perché San Paolo dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ecco il nostro vero battesimo. Vivere di Cristo, vivere Cristo, vivere con Cristo, vivere la bellezza della nuova vita. Amen.